Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi vado a preparare i ricciarelli di Siena. Gli ingredienti che ci occorreranno sono 200 g di farina di mandorle, 160 g di zucchero a velo, un pizzico di sale, 15 g di arancia candita, 45 g di albume e mezza fialetta di aroma di mandorla. All'interno della ciotola con la farina di mandorle andiamo ad inserire lo zucchero a velo. Con un cucchiaio mescoliamo bene. Per quanto riguarda la farina di mandorle, o la comprate direttamente già tritata, oppure prendete le mandorle, li mettete in ammollo con dell'acqua calda, li lasciate in ammollo, dopodiché togliete la pellicina, li fate asciugare le mandorle o all'interno di una padella o all'interno del forno. Non appena saranno ben asciutti, li tritate insieme allo zucchero a velo. Dovranno essere tritate insieme allo zucchero a velo per evitare di far fuori uscire l'olio della mandorla. Aggiungiamo anche un pizzico di sale. Aggiungo l'arancia candita. Se volete, l'arancia la potete anche frullare, però io preferisco metterla così a pezzetti. Aver mescolato questi tre ingredienti, mettiamo anche la fialetta di aroma di mandorla. Metà fialetta. Mescoliamo. Aggiungo l'albume. Prima inizio a mescolare con il cucchiaio e poi passo alle mani. Impastiamo bene in modo da far assorbire tutti gli ingredienti. Vedete come risulta? Perfetto. Adesso formiamo un cilindro, lo appiattiamo con le mani in questo modo e lo copriamo con la pellicola trasparente. Lo riponiamo all'interno del frigorifero per almeno 5 ore. Vedete? Questa è la consistenza. Trascorso il tempo di riposo in frigo, lo tiriamo fuori. Mettiamo sul piano di lavoro un foglio di carta da forno e mettiamo sopra dello zucchero a velo. Adagiamo il panetto sopra. Lo sporchiamo tutto e con il mattarello lo stendiamo. Lo spessore non dovrà essere sottile. Dopo averlo steso, in questo modo, dobbiamo prendere un coppapasta come questo. Io utilizzo questi, però se non lo avete il coppapasta, formate un filoncino. Lo appiattite leggermente di sopra e poi con un coltello tagliate in maniera obliqua. Io, essendo che ho lo stampo, utilizzo questo. Vedete? Dobbiamo ottenere questo qua. Ovviamente poi sporcheremo con lo zucchero a velo tutti i laterali.
Dopo averli preparati, con l'impasto ovviamente che rimane, che avanza, lo rimpastiamo nuovamente e facciamo altri ricciarelli. Adesso questi qua li intingiamo tutti nello zucchero a velo. Devono essere proprio tutti ricoperti. Nel frattempo accendiamo anche il forno a 180 gradi, forno ventilato, e lo portiamo a temperatura. Vedete? Così dovranno risultare. Dopo averli preparati tutti, li mettiamo all'interno del frigorifero giusto il tempo che il forno raggiunga la temperatura. Trascorsi 15 minuti, ecco come si presentano. Adesso li lasciamo raffreddare completamente. E i miei ricciarelli di Siena sono pronti. Adesso tocca a voi replicare la mia ricetta e fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Vi faccio vedere l'interno. Se bamba.